Sindaco, anche la Val di Sangro si offre per ospitare un hub per l'e-commerce, parliamo di Amazon, c'è stata questa possibilità nei giorni scorsi per San Salvo, ma anche la Val di Sangro vuole partecipare a questa opportunità. No, le spiego meglio, nel senso che dei professionisti sono venuti al comune di Fossacesia a chiedermi praticamente la disponibilità del comune ad inserire in una variante al piano regolatore un'area a ridosso dell'uscita di Val di Sangro, che costeggia quest'area la Fondovalle Sangro che congiunge l'Adriatico al Tirreno, e in una delle zone industriali più importanti d'Italia, ma soprattutto del centro-sud. Noi abbiamo dato la disponibilità e quindi abbiamo confermato un percorso di rapidità e di trasparenza che contraddistingue la mia amministrazione e il mio comune per raggiungere l'obiettivo che si prefigge questo studio di professionisti per offrire ad Amazon la Val di Sangro, dove ci sono i servizi più efficienti, ma lo dico per nome e per conto di una zona industriale dove esistono aziende più importanti del mondo. Poi perché? Perché l'occupazione può andare, ovviamente, si parla a Fossacesia di 1000, sento in altre zone di più, vedremo quali saranno i livelli occupazionali, ma bisogna far fronte a una situazione di difficoltà che si è creata anche in Val di Sangro, nel Vastese, ad Ortona, le aziende che hanno chiuso, e anche e soprattutto nell'area metropolitana Chieti-Pescara. Per raggiungere Val di Sangro da Pescara ci vogliono poco tempo, ci vogliono pochi chilometri da percorrere. L'invito ad Amazon o chi per Amazon lavora di decidere qual è il sito migliore per realizzare questa azienda. Io poi mi sento europeo, quindi non ho problemi di localismi. Ripeto, non è che offre Fossacesia, ma Fossacesia è stata chiamata per offrire con la Val di Sangro. Aspettiamo l'esito di questa valutazione che deve essere affidata a un'azienda privata. Ho scritto al Presidente della Regione per chiedere anche lumi sulla questione che riguarda l'autoparco di San Salvo, che a mio giudizio avrebbe dovuto essere messo in funzione da molti anni anche per garantire un servizio e una disponibilità per le zone industriali non solo del Vastese ma anche del Molise e soprattutto della Val di Sangro.